Cioè ci riusciamo a fare. Leggi che può essere la lettera. Leggi che può essere la lettera. Leggi, leggi che può essere la lettera. Stai pensando? Pensa, pensa. Adesso la lingua adesso. Ci ma fa una partita giusto per provare la connessione, ma non è che parliamo facendo, ma l'importante è vedere come cazzo va, proprio per vedere proprio come va. Passato qua, no? Quindi con la Juve, oh, Inter Juve. Inter Juve, vediamo. La mia prima partita online, sì. Vediamo, ragazzo si gioca. Signore e signori, vi ricordiamo che è possibile acquistare il programma dell'incontro odierno dagli stand vicino ai cancelli. Un bel ricordo della giornata. Vediamo, come si gioca. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Ah, voglio anche questo stadio, ma siamo. Ah no, a uno stadio Conner, perché non c'è condizioni il meazzo, per una bella partita di pallone, sia che l'Inter è che in a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. No. E ora si fa sul serio, si parte. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Credo Paulo Dybala. È un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune, abilissimo nello stretto. Insomma, Fabio,
ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. Ma è lentissimo, sì, ho segnato, ma è lento, non si può diciamo aumentare la velocità, ma è lento. Il possessore, ah, la velocità non si può regolare, lentissimo, primo acuto della gara già nei minuti iniziali. Locatelli, Dybala, Dybala, e sì, trova la rete, è lentissimo, e siamo di nuovo in parità, una sfida senza esclusione di colpi, non si sono lasciati abbattere dal gol, i comandi non prendono, la scivolata non prende il tempo, in ritardo, vabbè, la tira, però non ha chiuso in tempo quella là, madonna mia, orribile proprio, orribile proprio. Messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa. Ma che si fa la passeggiata, sempre. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Si riparte di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere brozzo, 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 subito. Brozzo. Mamma mia. Peccato perché la grafica è bella, se l'aggiustavano. Speriamo, ma si l'aggiusta. Barella, una scivolata abbastanza dura, un'entrata in scivolata da manuale, sventa la minaccia. Morata, attenzione al tiro, fuori di poco, sfortunati qui. È un'occasione ghiotta, Fabio, non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Costringe l'avversario al fallo. E ecco che arriva il primo cartellino. Vabbè, l'abbia il sol. Vabbè, può essere da dietro, da ammonizione. Però è lento proprio. Mamma mia. È lentissimo proprio, lentissimo. Tentativo di passaggio. E chi è là? Preciso. Ma per forza. Non è dosato il cross, non è dosato. Paolo Dybala, Morata, cerca il tiro, molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Perché batte tutta una volta, non aspetta mai. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Vabbè, da. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Barella, fallo è anche piuttosto evidente per la verità, finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. La Juventus ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Ma non c'è uno schema, non c'è. Vediamo lo schema del gioco, vediamo. Non c'è più. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Occasione da rete. Madonna, che cose mancia, come si fa? Come si fa? Porta vuota. Come si fa che la dovevi spingere là? Madonna mia, è ridicolo, è ridicolo. È ridicolo, PES, è ridicolo. Sto giocando online a PES, mamma mia. Sto giocando online a PES. Ma cazzo si fa?
Finalmente sono riuscito a fare una partita dopo tanto tempo. Ma vedi, guarda, vedi. Cioè, come si fa a presentare una demo così, no? Ma prende prova, guarda. Oh, marcalo! Occhio al tiro! Madonna, aveva sul fondo. Oddio santo! Che fine che ha fatto sto gioco, che fine che ha fatto sto gioco. Povero gioco, povero, devo essere il gioco più migliore di sto. Ma. E che è qua? A Moviola si gioca, la Moviola, eh! Devrai. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Palla a Correa. Di Marco. Barella. Prova a darla profonda nello spazio. Palla intercettata. Ecco Morata. Barella è l'autore del fallo. Che schifo, ma per forza, che se gioco lento come faccio? Che non arrivo a tempo, perché è lento, è normale che devo fare qua, non arrivo a tempo. Ma stiamo scherzando, stiamo, che schifo, mamma mia. Che schifo, volevo fare il video, onestamente, proprio. Mamma mia. La mette in avanti, se ne va. Cioè non riesce a dare neanche il filtrante. Non riesce a dare manco il filtrante, non riesce a andare. Ed è quello, vivi, non riesce. Ma che stiamo scherzando, veramente. Ma questi per me si sono sbagliati. Questo è un gioco che stava nella mondezza e l'hanno messo come Dimo, l'hanno messo. Io non posso crederci che questo è il gioco definitivo di quest'anno, non posso crederci. Non posso crederci che questo è il gioco definitivo. Questa è una copia che ce l'avevano nella mondezza, l'hanno uscita dalla mondezza, sta demo, bravo, signori, guarda. Cioè è impossibile proprio, che questo è un gioco, questo. Barello. Questo è un gioco che è una di mondezza che ce l'avevano. Guadagna metri, pallone interessante, in verticale. Come fa a sbagliare là? Veramente una brutta conclusione. Come fa a sbagliare? Come fa a sbagliare? Dio santo! Cioè piano caricate la buttata in aria, la buttata, ma no, la mia sorte. Ah, non ho parole, ecco, signori, non ho parole però. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Può tentare la conclusione. Butto! Assurdo, assurdo, appena appena ho schiacciato quello che fa la butta sulla traversa. Madonna, basta, basta, non ho parole, non ho parole, basta, non ho parole. Non ho parole, guarda, non ho parole. Come si fa a presentare una demo del genere? Sembra uscita dalla mondezza sta demo. Vedi la vivi? Ecco qua. Occasione volata. Dalla demo sembra uscita dalla mondezza sembra uscita, ma come cazzo che fa? Non la puoi controllare manco. Di Marco. Di Marco prova a spingere sulla corsia di sinistra. Ma è normale, perché non può controllare, non si può fermare il giocatore. Grandissima vergogna, bro, vergogna, prova, vergogna. Come si fa a presentare una demo così? Come si fa? Io so sicuro che questa demo l'hanno presa dalla mondezza. L'hanno messa dalla mondezza, sarebbe. E l'hanno messa in online proprio. Perché è impossibile. Non ci credo che questo è il gioco definitivo, non ci credo. Ma vabbè. Nella mondezza l'hanno trovata sta demo qua, veramente. Che delusione, mamma mia. Nemmeno il tempo di che delusione, siamo già nel secondo tempo. Che delusione. Opportunità di ripartire. Sceglie di andare per vie verticali. Vecino. Niente, perde di velocità. Fa valere il suo prova il tiro. Che della vivi. È decisamente fuori. Anche perché pure quando carico me lo carica tutto, Proprio è sensibile il tasto del tiro, quello è. Non devi caricare al momento, lo devi caricare, è sensibile il tasto del tiro. Calcio di punizione. È normale, devo far fallo. Perché arriva tutto in ritardo, è normale, è normale. Arriva anche la sanzione.
è normale, arriva tutto in ritardo, per forza. Non sai quando deve andare a tempo, è normale. No, rigiocare si gioca bene, non è che... Giocare si gioca bene. È solo che proprio, mamma mia. Schiaccia il piede sull'acceleratore, vede lo scatto e cerca la profondità, si libera la grande, è fallo, è fallo il pallonetto è l'1 e quadrato, pure il pallonetto non cambiano, una volta è l'1 e quadrato e non me lo fa il pallonetto, avranno cambiato pure il pallonetto, sarà, e sarà sempre l'1 e quadrato il pallonetto, non me l'ha fatto. Cosa succederà? Boh, non lo so. Evita rischi inutili e la passa dietro. Ma vabbè, quanto meno discutibile. Cioè, dove l'hanno trovato sto giù? Nella pattumiera proprio stava stadino. Dalla pattumiera l'hanno prelevato. Può liberare il tiro. Morata! Dybala. Morata. Morata. Oh, niente la fa, è inutile che tiri, se mi stai sentendo, è inutile che tiri. Dando non segni qua, oramai, non segni da vicino, figuri da lontano. Figo. Pure che tiri, non tira, non va, non va, inutile. È inutile proprio. Ma che cazzo fa? Come a posto di andare avanti e indietro, si ferma. No, vabbè, no, non è ciò questo. È assurdo, è da ridere. È sprecato. Ci prova con un pallone profondo. Che pallone, da pronto al tiro. Niente. Ho capito perché, diciamo, è sensibile il tastrello. Lo devi toccare appena appena, lo devi toccare. Lo devi toccare appena appena, perché sennò lo alzo sulla traversa. È assurdo se gioca, assurdo proprio. Assurdo proprio, guardami. Io spero che veramente cambi, perché proprio è una bestemmia questo gioco, una bestemmia proprio. No, e non ti fermi, non si ferma, non riesce a girarsi, non riesce. Ma stiamo scherzando. Era meglio il testo online, era meglio. Ma dove cazzo l'hanno trovato? Nella pattumiera hanno trovato questo gioco. Proprio nella pattumiera hanno trovato. Ma non lo so, me l'ha fatto mira, non lo trovo adesso giù. Niente. C'è il tiro da lontano. No, niente da fare. Non lo usare. Una partita già mi so cagato il cazzo, cioè. Usate il linguaggio, però dai. C'è da dire, cioè. Una conclusione così va dentro e diventa un Eurogol. Peccato. Di Marco. Ottima accelerazione sulla sinistra. Non riesce a fermare questa azione. Non riesce a fermare, qual è il problema? No, non riesce a fermare, niente. Barella. E sbaglia completamente il suggerimento. Ha spazio per provare il tiro. Occhio alla conclusione. Come dico io, lo devi caricare al momento giusto, perché è molto sensibile il tasto del tiro. Peccato, perché se la velocità è regolata non era brutto il gioco, peccato. È questa velocità che non la riesci a fermare proprio. Perché ha fatto un errore lui, quelli, se no... Perché ha fatto un errore lui e vabbè. Perché ha fatto un errore lui. Mattias Vessino ha approfittato di uno svarione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire. Ma io spero che cambierà, perché è una bestemmia, peccato, guarda, peccato. Il gioco più bello al mondo l'hanno rovinato così, guarda. È una bestemmia, una bestemmia. No, vedi là, vedi là con il giocatore mio, con il compagno amico mio si sbaglia, no? Con insistenza, ma ce la fa, te ne solo sto. È la miglior difesa. Così, cioè hanno superato il limite, però, ma ora il limite massimo, però.
il limite massimo superato. In quanti anni sono mai uscito una demo così penosa? Mai. In quanti anni esiste sto gioco? In quanti anni esiste sto gioco? Mai ho visto una demo così penosa. Mamma mia. Mamma mia, signori miei, signori miei. Mattias Vecino. Mai visto una demo così penosa, mamma mia. Mi vergogno. Bastoni. Di Marco. Ma che continua, indietro Torre, quello dico io. Hanno bisogno di più ritmo però Fabio, devono farla girare più velocemente. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha perso il passo, come cazzo si fa, non lo so. Non posso permettersi di perdere la concentrazione così. Opta per la scivolata e ha ragione lui. Ah, per forza li devo fermare. Quando è il rosso lo devo fermare per forza, perché sennò se ne sarebbe andato. Uno come Morata se ne vola, avrebbe avuto campo libero. Ma che cazzo, però veramente, però. Alessandro Rabiot. Rabiot, ci sarà un minuto di recupero. Morata prova a giocarla in profondità. Palla lunga a cercare i compagni davanti. Mamma mia. Che fine, che fine, signore mio. Mi sono addormentato. Peccato, perché se la velocità era equilibrata, il gioco era bello. Il gioco. Qua devono soltanto aggiustare la velocità, i filtranti, i passaggi. Mamma mia, è finito il tempo a nostra disposizione. Questo è un gioco pattumiere, una demo pattumiere. Una demo pattumiere questa, ma come si fa? Con che criterio presentarvi con una demo così? Sembra che l'avete presa dalla pattumiera e messa in rete. Mamma mia, che vergogna, Konami, che vergogna, che vergogna. Ok. Lasciate i commenti sotto al video di che cosa ne pensate. Secondo me è una battumina, poi non so voi. Lasciate i commenti sotto al video. Al prossimo video, ciao a tutti e speriamo in un nuovo PS migliore. Speriamo per novembre, speriamo, speriamo. Buonasera.